problemi assai più generali sono i problemi che portano alla Rivoluzione francese. Alla fine degli anni da 80, di cui noi stiamo parlando, il re di Francia è Luigi XVI e la regina, la moglie, è Maria Antonietta. Vi faccio notare che sono entrambi molto giovani, tutti i personaggi della Rivoluzione francese sono persone giovani. Hollande è tra i più anziani, è nata nel 48, quindi ha 40 anni. Se voi vedete, la regina e il re hanno 33-34 anni ciascuno. Delle personalità della Rivoluzione, il più anziano di tutti è Marat, che verrà ucciso nel 93 e ha 50 anni. Quindi sono delle figure trentenni, quarantenni, ventenni le personalità della grande Rivoluzione francese. Il grande problema è la crisi finanziaria. Per risolvere questa crisi finanziaria il re si vede costretto a convocare gli Stati Generali. E in vista degli Stati Generali anche Olimpia presenta delle proposte. E è interessante notarle perché si nota come essa faccia riferimento alle sue esperienze personali. A parte quella più nota di introdurre un'imposta volontaria, un'imposta patriottica, ma poi chiede di aprire una casa di carità riservata a donne benestanti cadute in miseria, come la madre. E chiede di aprire a Parigi un secondo teatro nazionale riservato alle donne, cioè come lei. È interessante questo aspetto, che lei si fa veramente portavoce paladina delle, rivendicatrice delle discriminazioni femminili. Gli Stati Generali si riuniscono, il re vorrebbe che approvassero questa nuova imposta, ma gli Stati Generali cominciano a fare tutta una discussione molto più ampia di riforma dello Stato, per cui il re cerca di scioglierli con la forza e c'è il popolo di Parigi che si arma attraverso le armi della Bastiglia, eccetera, e quindi da Parigi la rivoluzione, la rivolta popolare si diffonde nelle campagne per fermare la protesta, gli assalti ai castelli e alle campagne, viene abolito il sistema feudale e viene dichiarato, ecco questo è un punto molto importante, il 26 di agosto la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, il cui primo articolo dice gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali in diritti. Qui non ci sono più i nobili, i chierici, ovviamente sono tutti uguali di fronte alla legge. Da notare che per noi oggi quel dell'uomo e del cittadino significa di tutti, ma per coloro che la fanno essenzialmente significa i maschi, gli uomini maschi, che è quello che poi Olimpia contesterà. Il re è contrario a questa abolizione del sistema feudale e alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e quindi non vuole firmare i due decreti dell'Assemblea nazionale e si pone il problema se abbia o non abbia il diritto di porre il veto. L'Assemblea qui si divide ed è la prima volta che si viene a parlare di sinistra e di destra, cioè la sinistra, Robespierre, ritiene che non possa avere, perché l'Assemblea Popolare è superiore a tutti, mentre Mirabeau ritiene che debba averlo per impedire che l'Assemblea faccia delle leggi che vanno a Carvaccio. Qual è la posizione di Olimpia? Olimpia prende posizione della posizione della destra, cioè ritiene che il re debba avere il veto assoluto. Il re, benché abbia ricevuto un diritto di veto sospensivo, non firma ancora i due decreti ed è per questo che agli inizi di ottobre c'è una grande marcia delle donne parigine, dei mercati parigini su Versailles che costringono il re a ritornare a Parigi. Questo è un episodio molto importante, molto più della presa della Bastiglia, perché il re torna a Parigi e diventa prigioniero del popolo di Parigi, evidentemente. Ragion per cui i suoi predecessori si erano spostati a Versailles, proprio per sfuggire al controllo diretto del popolo parigino.
l'Assemblea Nazionale prende, quindi segue il re a Parigi e prende a riformare lo Stato. In particolare, lo Stato francese, la monarchia francese, che dal 400 in poi, cioè praticamente da 300 e passa anni, è venuta sempre più accentrandosi come potere, viene decentrata. Ed è un punto molto importante, vengono creati i dipartimenti, che sono ancora oggi presenti in Francia, e che erano delle vere e proprie repubbliche. Per cui il potere del re centrale è essenzialmente formale, perché ognuno di questi dipartimenti, distretti, cantoni, comuni, hanno dei propri consigli eletti a livello locale e le leggi centrali contano o non contano. Creati tra loro, si cominciano a federare, cioè la prima grande riforma dell'Assemblea Costituente è la creazione dei dipartimenti. Il Regno di Francia diventa un regno federale. La grande festa della federazione si ha al Campo di Marte il 14 luglio del 1790, cioè un anno dopo la presa della Bastiglia, e qui in questa occasione Lafayette, che è la personalità di spicco, pronuncia il giuramento pubblico, giuro di essere fedele alla nazione, alla legge e al re e di mantenere con ogni mio potere la Costituzione decretata dall'Assemblea e accettata dal re. Notate che anche il re giura fedeltà alla Costituzione. È da chiarire questo. La Costituzione francese viene elaborata articolo per articolo, decreto per decreto ed entrano immediatamente in vigore. Non si aspetta che sia completato. Le decisioni diventano immediatamente operative. Ricordiamocelo questo quando sentiremo uno dei canti della rivoluzione, quando si dice il re aveva promesso di essere fedele al suo paese e questo è il momento e poi non lo è. È il momento, la festa della federazione, è il momento di grande ottimismo. Sembra che i problemi si siano ormai tutti risolti ed è in questa situazione che viene elaborato il canto Saira, andrà, riuscirà, andrà tutto bene, e vengono, che è in verità una musica ben nota ai francesi, era un carillon nazionale, era una danza, la trovate anche su YouTube, se cercate carillon nazionale trovate questa musichetta qui, e un soldato, un ex soldato cantastorie delle vie, ci ha messo le parole che noi adesso abbiamo tradotto e canteremo, e notate il tipo di parole, poi faremo un piccolo commento, prego. Saira, 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 oggi mi popolo ripete ogni ora. Saira, 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 malgrado i ribaldi riuscirà. I nostri nemici confusi restano là e noi andiamo a cantare alleluia. Saira, 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 arde quello dentro lo parlò, come un profeta lo vaticinò, cantando la mia canzonetta, oh mia cielo si dirà, saira, saira, saira. Yeah.
canta, avete sentito che è un canto di ottimismo, andrà tutto bene, si riuscirà, malgrado gli oppositori, i ribelli, eccetera. E notate che è tutto un linguaggio ecclesiastico, il Vangelo, no? È tutto ripreso l'alleluia, mea culpa, cioè viene ripreso evidentemente il cantastorie, questo ladre, e non si sa altro di questo ex militare, come conoscenze a quelle di tanta parte del popolo francese, che era la Chiesa, in fondo. Due anni dopo la situazione sarà molto diversa e il Saïra diventerà un canto di aggressione nei confronti dell'aristocrazia, che è quello che poi si è conosciuto, ma inizialmente è un canto di grande ottimismo popolare. Avete visto il problema, il primo problema affrontato e risolto, il decentramento dello Stato, ma ricordiamoci che la rivoluzione, gli Stati Generali sono stati convocati per il debito pubblico e il debito pubblico va risolto. Chi lo paga? Ecco che l'arcivescovo Talleyrand propone a novembre che i beni della Chiesa, e anche il canto lo dice, il clero rimpiange il ben che n'ha, ma la nazione lo avrà, vero? Propone che i beni del clero siano posti a disposizione della nazione. Naturalmente si tratta di campi, di palazzi, vengono incamerati dallo Stato e lo Stato deve rivenderli, ma per venderli non è facile, è un processo lungo. Vengono aboliti gli ordini religiosi e i voti perpetui e queste persone devono pur vivere, devono pur essere sistemate evidentemente. Il processo di vendita porta a creare gli assegnati. Cosa sono gli assegnati? Sono dei buoni di acquisto, di cartamoneta in verità, che hanno delle conseguenze enormi perché diventano di taglio sempre più piccolo e quindi generano un'enorme inflazione. Nel frattempo i nobili sono fuggiti portandosi il più possibile di moneta di valore e quindi c'è questo grande processo di inflazione popolare che colpisce soprattutto le classi urbane ormai, oltre che i contadini che non hanno avuto ancora niente di quello che chiedevano con la rivoluzione. Perché il clero possa avere un sostentamento, visto che non può vivere dei beni propri, essi vengono trasformati in vescovi e parroci, in funzionari civili, che sono eletti i parroci dai cittadini della parrocchia, i vescovi dai cittadini della diocesi e che sono stipendiati dallo Stato. In cambio di questo essi devono giurare fedeltà alla Costituzione, la Costituzione civile del clero. Ma il Papa Pio VI il 13 di aprile del 91 condanna la Costituzione civile del clero e scomunica coloro, quei chierici, che avessero o prestassero giuramento di fedeltà alla Costituzione. Questo provoca all'interno della Chiesa francese la grande scisma tra i preti giurati, cioè quelli che accettano la Costituzione, anche perché migliorano molto le proprie condizioni di vita sociale con lo stipendio dello Stato, e i preti refrattari che invece si oppongono e quindi non vogliono accettare la Costituzione civile. E questa è una scissione estremamente profonda ed estremamente grave, tanto che porta il re, il 21 giugno del 91, siamo due anni dopo l'inizio della rivoluzione, a fuggire da Parigi. A fuggire da Parigi recandosi al confine con il Belgio, a Montmédy, dove si trova l'armata dell'Est, che è comandata dal marchese di Bouillé. Questo marchese di Bouillé lo ritroveremo nella Marsigliese. Lo ritroveremo nella Marsigliese. Ma quando sta per arrivare a Montmédy, a Vatène, mancano una cinquantina di chilometri, viene riconosciuto e viene riportato a Parigi. Riportato a Parigi si pone il problema. Il re che fugge è un traditore, evidentemente. I cordiglieri, i clerici si sono formati ormai gli schieramenti, i cordiglieri, cioè i sansculotti, gli operai, i proletari della città di Parigi vogliono la Repubblica. E quindi manifestano
raccolgono firme al campo di Marte, ma l'assemblea, la maggioranza dell'assemblea riesce a far passare l'idea che il re non è fuggito ma è stato rapito. E quindi, per non ricominciare tutto da capo, viene mantenuto sovrano, re, e il 14 settembre viene pubblicata la Costituzione del Regno. Qui finisce la prima parte della Rivoluzione francese. L'Assemblea, gli Stati Generali che avevano giurato di dare la Costituzione alla Francia, sono arrivati il 14 settembre. Lo stesso giorno, Olimpia, ed è la ragione per cui oggi viene ricordata Olimpia, pubblica una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che fa il parallelo con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino di 2 anni prima. Nel preambolo dice: le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, domandano di essere costituite in assemblea nazionale. Vi ricordate che voleva un teatro solo per donne? Sta ipotizzando una specie di bicameralismo, ma gli uomini da una parte e le donne dall'altra, e di fare la legislazione in comune. Lei non torna più su queste cose, ma è molto interessante però come idea. Nell'articolo primo, la donna nasce libera e rimane uguale all'uomo nei diritti, mentre l'articolo primo dell'altra diceva tutti gli uomini nascono liberi e rimangono uguali, no? E dice la donna nasce libera e rimane uguale all'uomo. L'articolo 10 contiene il passaggio che l'ha resa più nota. La donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve avere ugualmente quello di salire sulla tribuna. Cioè rivendica la parità politica e civile con l'uomo, visto che è sottoposta allo stesso diritto penale dell'uomo. Se siamo uguali di fronte alla pena, dobbiamo essere uguali anche di fronte alla legge civile. Conclusione: sostituire il matrimonio, di cui lei ha avuto un'esperienza pessima, con un patto sociale tra uomo e donna e parità di nome e di beni per i loro figli, quale che sia il letto da cui siano usciti, perché sono tutti ugualmente figli. Ecco, questo è il progetto politico di Honoré. Finita la Costituzione, si scioglie l'Assemblea Costituente e viene eletta l'Assemblea Legislativa. L'Assemblea Legislativa si pone il problema di stabilizzarla la Costituzione, con una lotta verso i nemici interni, a cominciare dai preti refrattari, come vuole Robespierre, o contro il nemico esterno, i nobili che sono fuggiti, i prussiani, gli austriaci, come vuole Brissot. Comunque, quello che è certo è che nel frattempo la popolazione, le condizioni di vita diventano sempre più difficili, per cui la popolazione chiede essenzialmente due cose: il calmiere dei prezzi e il maximum, cioè cos'è? Il massimo che nessuno possa avere dei negozianti, più di una certa quantità di beni di consumo, perché ne fanno incerta. Una volta ne hanno fatto incerta, poi li rivendono al prezzo che vogliono loro. Ma l'Assemblea Legislativa vieta il calmiere, e a Etampes, dove viene una grande manifestazione, il sindaco cerca di far rispettare la legge dell'Assemblea e viene ucciso a fucilate, e quindi dalla gente che protesta che vuole il calmiere. E ve lo cito questo perché sarà un grande problema, poi lo ritroveremo avanti. Il 20 di aprile il re propone all'assemblea di fare la guerra. Perché il re vuole fare la guerra? Interessante questo, perché vuole perderla. Il re vuole fare la guerra perché vuole perderla, e perdendola con le armate straniere riporterà la monarchia assoluta. Naturalmente quelli che vogliono l'assemblea, che votano per la guerra, vogliono vincerla.
Sicché quando si comincia a fare effettivamente la guerra, vedete che la guerra si svolge sempre verso nord, nord-est, quindi il Belgio, l'Olanda, gli inglesi, i tedeschi, i prussiani, è da quella parte che avviene. La guerra va malissimo, anche perché i generali Lafayette, che avevano voluto questa cosa, non fanno niente, fanno tutto per perderla, ecco, ed è per questo che viene proposto di introdurre l'esilio ai preti refrattari e costituire intorno a Parigi un campo di 20.000 federati, perché rischia di essere invasa appunto dai prussiani e dagli austriaci. Il re mette il veto, gli era stato concesso dalla Costituzione il diritto di veto sospensivo, ed è per quello che poi voi sentirete nel canto Madame Veto, Monsieur Veto, viene considerato il suo soprannome, perché ha messo il veto a questo. Di fronte a questo veto di creare il campo in difesa di Parigi, la Costituzione prevedeva anche che l'Assemblea potesse dichiarare che la patria è in pericolo, per cui viene superato il veto, vengono convocati i volontari e quindi viene in questo momento creato il canto di guerra per l'armata di Reno, del Reno, che noi conosciamo come la Marsigliese. Prego.